grazie di essere qui stasera. E noi siamo Principal Choir, coro di Ivrea, coro gospel, e oggi ci vedrete in formazione acustica. Cosa significa? Siamo accompagnati solo da pianoforte, noi cantiamo anche con la band, con batterie e basso. Buonasera, abbiamo aperto con Joyful Joyful, che vuol dire pieno di gioia, ed è una rivisitazione in chiave gospel del famosissimo inno alla gioia di Beethoven. E io ho finito, Fabio. Io sono quella che parla poco, lui invece è quello che parla. Sì, io sono il chiacchierone del gruppo. Bene, secondo brano, adesso vi presentiamo tre brani, ogni volta ne faremo appunto tre. Il prossimo brano invece che sentirete è un brano a cappella, che è accompagnato, non accompagnato da strumenti, solo voci. Si intitola What the Lord Has Done in Me. È un brano molto dolce e le parole sono queste: fa che il debole dica sono forte, che il povero dica io oggi sono ricco, che il cieco dica posso vedere. Questo è quanto il Signore ha fatto per me. What the Lord has done in me. E il pezzo successivo che faremo si intitola invece I Wanna Be Ready, cioè voglio essere pronto e voglio essere pronto per quando il Signore tornerà. Nel pezzo si parla di quanto la gente, di quanto il popolo fosse troppo occupato dalle attività quotidiane, quindi fosse cieco di fronte invece alle cose che contavano per prepararsi per quella che era la venuta di Gesù. E... last. I just wanna be
Their eyes must be blind. They're blind and silly. Thank you.
Adesso mi permetto di presentarvi due colonne portanti del nostro coro. Uno è una persona che ci ha sopportato e supportato tantissimo in questi anni ed è il bravissimo maestro Enrico Giannino. Vi chiedo un applauso. Una pazienza, una professionalità e un'umiltà non da poco, assolutamente meritevole. Quindi un grandissimo applauso al maestro Lorenzo Bacco.
Thank you.
Bene, poi proseguiamo con un altro brano arrangiato da Joy Blake, All to Him, di nuovo un brano dolcissimo. Le parole sono queste. E poi un altro pezzo, un altro canto funebre che... i canti funebri nel gospel sono canti gioiosi, perché il passaggio nell'aldilà era spesso un passaggio verso una vita di, sicuramente migliore di quella che si viveva sulla terra. E il titolo è Get on Board, quindi tutti a bordo, la metafora del treno che ci porta nell'aldilà e via. Ok, e poi chiuderemo il concerto con un ultimo brano che si intitola Sing for Joy. Cantiamo per la gioia. Che li devo fare? Devo ringraziare la Prologo di Santa Giulita, grazie davvero per averci invitato. La Prologo e poi Don Francesco, grazie per aver invitato. Thank you.
dopo questi saluti e questi ringraziamenti non ci resta che chiudere il concerto augurandovi un buon Natale a modo nostro.